Ragazzi, bentornati nella rubrica dei giochi da tavolo. Questa volta parliamo niente meno che degli scacchi. Probabilmente questo è il gioco più antico di cui ho mai parlato in questa rubrica, ma ancora per poco, perché più avanti parlerò di un gioco ancora più antico che si chiama Parchisi, alcuni lo conoscono, però intanto parliamo degli scacchi. Allora, questo gioco, che è il gioco di strategia per eccellenza, perché infatti è considerato il gioco di strategia più grande che sia stato mai creato, perché in questo gioco infatti non c'è assolutamente nessuno spazio per il caso. Nessuna parte di questo gioco è dettata dal caso, non ci sono dadi, non ci sono carte, non c'è niente, c'è solo la strategia e l'intelligenza dei due partecipanti che devono riuscire a battersi in questo gioco di pura strategia. In realtà non è un gioco poi molto complesso, alla fine ci possono giocare anche i bambini, ma questa è proprio la genialità del gioco, il fatto che è un gioco che non è complesso nelle regole, ma diventa molto complesso nelle strategie che è possibile fare con tali regole, e questo lo rende un grande gioco. Il gioco degli scacchi è diventato famoso in Occidente, è stato importato in Occidente intorno all'anno 1000, quindi proprio nel Medioevo, ragazzi. E in pratica, però, deriva da un gioco molto più antico, di circa 500 anni prima, che stava in India, che era stato creato in India, quindi in Oriente. E quindi gli scacchi che noi conosciamo sono un adattamento occidentale di un gioco orientale alla fine, però poco importa perché comunque gli scacchi sono e restano il re dei giochi da tavolo, praticamente, sostanzialmente. Allora, come funzionano? Come vedete, ogni giocatore ha a disposizione questi due eserciti che, come vedete, consistono in 8 pedoni, che sono questi qui, sono delle pedine praticamente, rappresentano i soldati. Poi ognuno di questi due eserciti ha, giriamo un po' la scacchiera così la vediamo meglio. Purtroppo questa è una scacchiera di vetro, quindi non si vedono benissimo i pezzi, ma ve li farò vedere uno a uno, ve li porterò vicino. Questa è una scacchiera di vetro che io ho comprato circa 10 anni fa, a prezzo veramente stracciatissimo, infatti non è assolutamente un oggetto pregiato, però è bello da vedere, quindi l'ho voluto comprare all'epoca. Allora abbiamo ai lati delle due torri, giustamente al castello, ai lati del castello ci sono le torri, no? Poi vediamo come si possono muovere questi pezzi. Allora, le torri sostanzialmente si muovono solo in orizzontale o in verticale. Aspettate che avvicino la telecamera e la metto un po' più abbassata, così vi posso far vedere benissimo come si muovono i vari pezzi. Allora, vediamo un po' se mi riesce, perché questo è sempre un video un po' improvvisato come al solito. Queste sono le torri, eccole qui. Sono delle torri, si possono muovere quindi o in orizzontale, tipo così e così, o in verticale, tipo così e così, e di quante caselle si vuole. Ad esempio, io al mio turno posso decidere, la prendo qui e la metto, che ne so, qua giù e basta. Quindi in una sola direzione, in una singola mossa, non è che posso fare avanti e indietro lungo tutta la scacchiera. Quindi, ad esempio, sta qui, in un'altra mossa la posso muovere qui, oppure la posso muovere qui, come mi pare a me, insomma. Poi, questo è il cavallo, eccolo qui, il cavallo o cavaliere che dir si voglia, che si deve muovere. Questo è il pezzo più complicato da muovere, perché si può muovere solo a L. Come si fa? Ad esempio, mettiamo che sta qui, gli faccio disegnare una L, quindi 3 caselle in giù e una a lato. Posso anche fare la L al contrario, quindi così a sinistra. Poi, se sta qui, poi gli posso far fare questa L così, oppure questa L così. Insomma, si può muovere in tutte le L che è possibile fare, così, oppure così, insomma, una mossa a L. Questo è l'alfiere, che ecco qua, in inglese questo pezzo si chiama Bishop, che sarebbe, Bishop sarebbe come, regia, cosa sarebbe il Bishop in inglese? Regia, cos'è il Bishop in inglese? Cos'è? Il cardinale, come è il cardinale? Come si chiama quello della chiesa? Quello della chiesa col cappello rosso, come si chiama? È il cardinale, ok, il cardinale, perfetto, la regia ci conferma che è il cardinale. È il Bishop, che da noi è alfiere. Si muove così in diagonale, quindi di quante caselle vuole anche lui, quindi in questi sensi qua. Poi abbiamo questi tre pezzi abbiamo fatto, abbiamo il re che si può muovere in qualunque direzione vuole, ma di una sola casella per volta, tipo così o così, eccetera. La regina, che è il pezzo più potente del gioco, ovviamente si sa che le donne rompono le scatole, quindi la regina è il pezzo più potente del gioco, si può muovere come il re in qualsiasi direzione.
ma di quante caselle vuole. Quindi è una cosa veramente eccezionale, il pezzo più potente del gioco. Non fatevela mangiare all'inizio del gioco, se no siete rovinati. Poi c'è il pedone, eccolo qui, che si può muovere solo di una casella per volta in avanti. Però quando lui va a mangiare un altro pezzo, mettiamo qui che ci sta un altro pezzo qui, può mangiare solo in diagonale. Mangiato, non può mangiare in avanti, può mangiare solo nei due diagonali, e invece quando muove si può muovere solo in avanti il pedone. E inoltre il pedone ha la caratteristica che la prima mossa che può fare all'inizio della partita, quando è fermo, ogni pedone che sta fermo, invece di muoverlo di uno spazio, volendo si può muoverlo di due spazi. Eccolo qui. E quindi adesso, ragazzi, le regole ve le ho sostanzialmente spiegate. L'unica cosa che mi resta ancora di spiegarvi è il fatto che ovviamente bisogna mangiare gli altri pezzi e bisogna stare attenti perché, visto che ogni pezzo si muove in modo diverso, bisogna stare attenti a mangiare gli altri pezzi senza farci mangiare i nostri. Quindi bisogna avere mille occhi, stare molto attenti, molto svegli e vedere ogni parte della scacchiera. L'avversario come muove, se ci minaccia dei pezzi, eccetera, eccetera. Poi c'è anche lo scacco, che sarebbe quando il re è in pericolo. In quel caso bisogna togliere il re dal pericolo assolutamente, quella è la mossa da fare assolutamente. Non puoi fare altre mosse se prima non togli il re dal pericolo, perché altrimenti nella mossa successiva te se magnano. Quindi in pratica il gioco è così. L'ultima mossa che mi resta da spiegarvi è l'arrocco, che sembra una mossa difficile, invece è una mossa piuttosto facile. Come funziona l'arrocco? Se durante la partita io non ho mai mosso il re e non ho mai mosso la torre, va bene sia la torre sinistra che destra, è la stessa cosa, e tra il re e la torre non c'è più alcun pezzo. Ad esempio, mettiamo caso che io il cavallo, il cavallo può anche scavalcare gli altri pezzi, questa cosa non ve l'avevo detta. Mettiamo caso che io il cavallo gli faccio fare questa mossa qua, lo faccio uscire, poi come si dice qua, l'alfiere lo faccio uscire, ma come? Qua non si può muovere perché stanno tutti i pedoni davanti. Mettiamo che nella mossa precedente avevo mosso il pedone qui, quindi l'alfiere adesso io lo posso muovere, ad esempio di qua, io faccio fare questo giro qua così, ho fatto fare questa mossa così, e adesso come vedete abbiamo il re che non si è mai mosso, una torre che non si è mai mossa, e la mossa di arrocco funziona così, e quindi e in mezzo non ci abbiamo più nessuno, quindi possiamo fare l'arrocco. Come si fa l'arrocco? È molto semplice, ragazzi, bisogna semplicemente prendere il re e spostarlo all'angoletto, al posto della torre, e la torre la si sposta qui. In questo caso il re è arroccato, vuol dire che il re si è nascosto praticamente nella torre. Immaginate che stiamo facendo come si dice, un assedio medievale, il castello assediato, il re si è andato a nascondere nella torre. Però questa mossa, come detto, si può fare solo se non abbiamo mai mosso prima nella torre né il re, e lo spazio fra i due è vuoto. Nel caso lo vogliamo fare a sinistra l'arrocco, ovviamente non ci devono essere più questi pezzi qui che dobbiamo averli levati, e si può fare l'arrocco anche a sinistra. Eccolo qua. E il re è ancora più protetto, ma è difficile farlo perché bisogna levare questi tre pezzi prima. Ok, ragazzi, adesso che vi ho spiegato le regole base, andremo a provare a fare una breve partita così a caso. Andiamo a provare. Facciamo questa partita di prova. Solitamente negli scacchi muove prima il bianco. In questo caso, però, tutti e due sono bianchi. Come famo? Come si fa? Non si sa. Allora, in pratica, questi sono più chiari, quindi facciamo che questi sono bianchi, invece quelli opachi sono i neri, sono come se fossero i neri. Adesso tocca a me, e io come prima mossa che faccio? Metto in avanti questo qua di due, metto due di questo. Tocca al nostro avversario di eccezione questa volta, che muove anche lui di due, la stessa. Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Quando si posizionano i pezzi sulla scacchiera, fra il re e la regina c'è chi c'è il dubbio, ma metto la regina a destra o a sinistra? Dove va messa la regina? La risposta è: la regina va messa sempre e comunque sulla casella del suo stesso colore. In questo caso questa è opaca, sulla casella opaca, invece negli scacchi tradizionali nero su nero. Questo perché? Perché la regina, in quanto donna, c'ha sempre ragione, se non rompe i coglioni. E questo qui è in sostanza la regola. Adesso hai mosso così, tocca a me, prendo l'alfiere e lo muovo qui. Ho fatto sta mossa così. Tocca a te. Ok, pedone di uno avanti. Bisogna ovviamente stare attenti perché sai che il pedone mangia qui
e mangia qui. Qua è bloccato, però qui non ci devo mettere nessuna pedina, se no arriva lui e me se magna. Ma io che faccio? Prendo il cavallo e lo muovo qui. Tocca a te. Allora, vediamo un po'. Adesso io faccio l'arrocco, prendo il re, lo muovo qui, la mossa che ho spiegato poco fa, lo muovo qui e la torre è qui, quindi il re è arroccato sulla torre praticamente. Durante l'assedio al castello il re si rifugia sulla torre, se ne va. Tocca a te. Avrei potuto fare un'altra mossa, sono stato scemo a non farla, però va bene. Tocca a te, vai. Ecco, non hai fatto una bella mossa, perché infatti io già potevo fare la prima sta mossa, però per farvi vedere l'arrocco non l'ho fatta, la faccio adesso. Con il cavallo io mi vado a mangiare questo pedone qui. Ma muovo a L e mi mangio il pedone. Ovviamente si può muovere così o così, è la stessa cosa, non c'è senso. E quindi un pedone gliel'ho pappato. Tocca a te. Ecco, ma la cosa migliore che può fare è proprio questa. Ah, è stato No, pure no, 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 no. acciaccato. Allora, la cosa migliore che poteva fare era mettere qui per minacciarmi il cavallo, però non l'ha fatto perché è tanto tempo che non gioca mio padre. Quindi non si ricorda più come si gioca a scacchi e io pure se sono un giocatore scarsissimo di scacchi avrò vita facile nel batterlo perché comunque è così. Allora lui ha mosso qui e io giustamente me lo mangio. Non hai fatto una bella mossa. Tocca ancora a te. Oh, mi ha mangiato la pedina. Come vedete, da una bella mossa l'ha fatto. Mettiamo qui quelli mangiati, così si vedono in telecamera. Ok, tocca a me adesso che io vediamo un po' che razza di mossa posso fare. Ma io, ragazzi, io sono 3 ore che c'avevo il re sotto scacco, non ce ne siamo accorti. Il re di mio padre era sotto scacco, avrei dovuto annunciarlo io, non l'ho annunciato perché quando uno fa una mossa. Ah no, perché lui che ha mosso questa all'inizio non era sotto scacco. Lui muovendo questa ha fatto in modo che il re fosse. Ha fatto una mossa che non si può fare negli scacchi perché lui non ci ha pensato. È una mossa questa illegale perché tu facendo questa mossa hai messo il re in pericolo. Però adesso non ce ne frega niente. Io non ho fatto il. Non ho detto scacco al re perché non c'era lo scacco al re. Mio padre ha fatto questa mossa qui che non poteva fare perché ha messo in pericolo il re e io comunque. Scacco matto e ho vinto la partita, ragazzi. E qui finisce la nostra partita breve, che è stata molto più breve del previsto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Giochi da tavolo. Ciao, ragazzi, ciao a tutti. Chi è il padre Nascia?